Ciao, oggi sono qui per parlarvi del grande progetto del libro che ho scritto. I K-drama creano dipendenza e questo è un dato di fatto. L'ho provato sulla mia pelle e ogni giorno ascolto tantissime storie di persone che cadono all'interno di questo mondo. Ed è così che un giorno, presa da un'illuminazione, ho deciso di scrivere questo libro, suddividendo la dipendenza da K-drama in 8 livelli. Il titolo del libro è Quanto dipendente dai K-drama sei? In ognuno degli 8 livelli, che va dal neofita fino al coreano doc, approfondisco in maniera particolare un determinato argomento. Si spazia dai drama ai BL, al K-pop, alla lingua coreana, qualche chicca sulla cultura sudcoreana, insomma c'è veramente di tutto. Ci sono le piattaforme e le applicazioni utili per guardare e segnare i drama. Non mancano tante altre piccole cose di cui non voglio parlarvi perché dovete scoprirle preordinando una copia. Questo libro è stato scelto dalla casa editrice Book a Book, che lavora in un modo molto particolare, dando vita a delle campagne di preordini che durano 100 giorni. La campagna è già iniziata da un po', mancano 75 giorni circa, ma siamo già al 50% delle copie preordinate. Per portare il libro in tutte le librerie italiane, in tutti gli store online o ancora, bisogno del supporto e sostenimento di tutti voi. Una volta che avrò raggiunto i 200 preordini, il libro raggiungerà tutta Italia e mi piacerebbe davvero poter diffondere la passione per i drama a tutti, perché questo libro va bene veramente per chi non è mai entrato in questo mondo, quindi vuole iniziare e non ne sa nulla, ma anche per chi è veterano e vuole ridere e approfondire magari qualche argomento in più, perché questo libro fa anche ridere. Sono io che parlo con voi, è il mio modo di essere, è il mio modo di parlare un po' bizzarro e divertente, quindi vi strapperò magari anche una risata. Quindi, se avete voglia di sostenere questo progetto, basta cliccare sul link che troverete giù nella descrizione e ordinare una copia del libro Quanto dipendente da K-drama sei e scoprire a che livello sei arrivato e cosa ancora può accadere. Ciao!